Assessore Bugari, facciamo il punto della situazione dopo il vertice dell'unità di crisi che c'è stato poco fa. Sì, e quindi qual è la situazione e cosa avete deciso? Abbiamo deciso poco fa, di comune accordo con i vigili del fuoco, di riaprire i civici di via Masaccio 1 e via Giotto 25, l'edificio quello che è stato meno colpito dall'incidente, perché questo presenta meno danni strutturali, e quindi si è reso, dopo piccoli interventi dei vigili del fuoco e dei tecnici, agibile. Quindi dalle 20 di questa sera gli abitanti di questa palazzina hanno l'accesso libero. Ovviamente rimangono le prescrizioni per la viabilità, no, di via Buonarroti, che resta chiusa, rimane chiusa per il pericolo di crollo dei calcinacci del palazzo di fronte. Ecco, quindi sono parecchie famiglie che ritornano a casa stasera, e invece per l'edificio di via Buonarroti? Via Buonarroti stiamo attendendo, perché ci sono delle criticità strutturali, presenta l'edificio criticità strutturali, e quindi stanno facendo ulteriori verifiche statiche e soprattutto dipenderà fra qualche ora dall'esito della rimozione della gru all'interno del cortile di via Buonarroti. Ora, questo è un intervento un po' particolare, un po' pericoloso. È un intervento particolare perché si tenta anche di lasciare lì il basamento della gru, quindi staccando una parte sola della gru, e quindi lì all'interno dei palazzi diventa complicato. Quindi è una manovra difficile, stanno prendendo ancora un po' di tempo i vigili del fuoco. C'è l'edificio, quello interessato, diciamo, è un blocco unico, l'edificio dove sopra è caduta la gru, che presenta delle criticità strutturali, e quindi serve una verifica da parte degli ingegneri della provincia, e quindi stiamo attendendo anche questa prima di capire se è agibile o meno. Quindi sicuramente questa sera non sarà possibile per gli abitanti ritornare negli appartamenti, quindi abbiamo già predisposto, come abbiamo fatto già ieri sera, tutte le situazioni di emergenza, quindi allocando le persone in alberghi cittadini per dare la possibilità, appunto, di avere anche per questa sera un alloggio. Ecco, invece per quanto riguarda gli abitanti di questo palazzo di via Masaccio, i tempi ovviamente si allungano. Di via Buonarroti, numero 1, sì, che è quello che presenta le lesioni più importanti. Su questo daremo sicuramente un'emergenza abitativa di lunga durata. Ecco, per quante famiglie? Beh, sono sei nuclei familiari almeno. Questi hanno, come dire, daremo necessità, appunto, un alloggio, sì, in un appartamento dell'amministrazione comunale per un lungo periodo, fino a che non termineranno, insomma, le criticità. Mentre le altre famiglie hanno trovato sistemazione per ci conto sono proprio. Molti, ovviamente ci sono molti che hanno alloggiato da familiari, continuano appunto questa sera per 16 nuclei familiari, no, un ricovero d'emergenza trovato dall'amministrazione comunale, altri hanno trovato alloggio da familiari e parenti, e questi di via Masaccio e via Giotto questa sera finalmente torneranno nelle loro case. Ovviamente questo è dovuto al fatto del lavoro straordinario, no, dei vigili del fuoco, della nostra protezione civile, dei volontari, della polizia municipale, che da ieri mattina stanno lavorando costantemente, appunto, per rendere meno doloroso questo, per le famiglie ovviamente che abbiano qua, questa tragedia. Grazie assessore. Grazie a lei.